17 anni di resistenza alla varroa. Questo è il risultato. Ma io sono Giuliano Stracci, apicoltore dal 1984, formatore e innovatore nel settore apicoltura. Il nostro ruolo è quello di far progredire l'apicoltura per il benessere delle api e degli apicoltori. Quindi adesso avete il link in descrizione per vedere l'offerta di questo mese di marzo, che è il protocollo a tirasciami verso di voi. E ora entriamo nell'argomento, apriamo questa famiglia e visitiamo questa famiglia. Questa famiglia, allora, è una famiglia che è stata catturata con il protocollo a tirasciami l'anno scorso, quindi è arrivato un bello sciame, però visto che il 99,9999% delle api che presenti sul territorio sono api che derivano da il trattamento delle api con acaricidi e quant'altro, abbiamo provveduto successivamente a sostituire la regina con cui è arrivato lo sciame con una delle nostre regine della nostra selezione. Quindi una selezione che è 17 anni che non viene trattata con nessun tipo di trattamento o di pratica biologica che diminuisca in qualche maniera la popolazione di varroa. La varroa qui diminuisce esclusivamente ad opera di autodifesa che adottano le nostre api. E ora andiamo a vedere dentro cos'è. Cosa c'è? Allora, questa, scusate, è... vi do un po' di fumo perché la famiglia è veramente molto forte. Siamo al 9 di marzo, quindi questa al 9 di marzo, ora vedrete in che stato si trova. Allora, una vaschetta del nostro candito artigianale se la sono spolverata, cioè qui noi all'occorrenza vi forniamo anche il corso apposito per produrre questi alimenti. Guardate, la vaschetta è forata dalla parte di sopra, contrariamente a come si somministrano certi canditi, e nonostante questo viene aggredita come se fosse la cosa più buona del mondo. Tra l'altro risparmiate un sacco di soldi, il prodotto in se stesso rimane morbido, non secca mai dopo l'apertura, se lo finiscono, che è una bellezza, e quindi che cosa vi devo dire? C'è anche questa realtà. Questa realtà contribuisce in questa fase dell'anno a portare le famiglie a una grande forza prima del periodo della produzione, perché poi alla fine le famiglie forti prima del periodo della produzione sono quelle che vi permetteranno di creare dei nuclei prima di metterle in produzione e successivamente a ricavare le produzioni dell'alveare. Quindi è sempre conveniente spingere al massimo le famiglie dalla fine dell'inverno fino alla prima produzione primaverile, sempre. Non pensate che così andate in sciamatura, no, non dovete andare in sciamatura, perché quello che fate prima poi lo utilizzate per praticamente per creare nuclei. Su questi nuclei voi potete fare selezione di regine. Non pensate soltanto a creare il nucleo per la vendita del nucleo. A volte è più conveniente pensare a selezionare le regine da più nuclei, regine di cui le migliori poi saranno messe negli alveari che vanno in produzione. Quindi alla fine un nucleo che vale 130 euro, alla fine conviene quasi di più tenerselo per selezionare le regine che a venderlo. Perché? Perché 130 euro sono 13 kg di miele venduti al dettaglio. E una famiglia forte ne fa di più. Vabbè, adesso procediamo ancora con la visita. Allora, questa famiglia a febbraio
aveva già la covata maschile nel melario. Questo melario, vabbè, è un melario vetusto, è un po' vecchio, però a noi qui in questa zona non è una zona vocata al massimo per la produzione del miele, la utilizziamo per fare selezione e sperimentazione. Quindi ora vi faccio vedere prima il melario e poi vedremo gli diamo una calmata, vedete? Poi vedremo il nido. Vi ricordo che questa è stata ottenuta dalla cattura di uno sciame che non era nostro, che proveniva non si sa da chi. Vedete, qui c'è già del nettare o comunque del candito trasformato, che siamo sempre al 9 di marzo. 9 marzo 2024. Questa famiglia che vedete è così forte, di solito famiglie così forti non ce l'hanno neanche quelli che fanno 15 trattamenti all'anno. Questa non ha avuto alcun tipo di trattamento. L'unico trattamento che gli abbiamo fatto, dopo la cattura dello sciame, abbiamo sostituito la regina con cui è arrivato lo sciame con una delle nostre regine della nostra selezione. Ecco l'unico trattamento che abbiamo fatto. Allora, qui c'è covata, ci sono già dei fuchi nati, questa è soprattutto covata femminile, questa. Guardate che belle api, nessun trattamento, non si vedono ali deformi, io non vedo varroa, ma anche se ce ne fosse una non cambia la situazione, cioè si tratta di cercare la giusta convivenza, non l'eradicazione del parassita che sarebbe nocivo anche per la selezione se non ci fosse nessun parassita, perché verrebbe meno poi a mancare l'elemento principale per ripetere la selezione anno dopo anno, perché noi utilizziamo un metodo che praticamente, guardate, fuchi nati, covata maschile. Guardate anche di qua, fuchi già nati, varroe non ne vedo. Questi già a febbraio avevano la covata maschile, già a febbraio. A questi livelli la maggior parte degli apicoltori che fanno 10-15 trattamenti all'anno non sono a questi livelli. Qui altra covata aperta, covata giovane, covata già sfarfallata da femmina. Vedete, anche i fuchi hanno le ali intatte, questi sono appena nati. Cioè, stanno bene. Guardate quest'ape che sta nascendo. Com'è vitale qui. Questa ecco, qui inizia tutto con la cattura dello sciame, no? Con la cattura dello sciame voi già avete le api a costo zero, giusto il costo dell'arnia vi costano. Poi successivamente la cura dell'alveare, con la genetica, con la giusta alimentazione, si possono affrontare tutti i momenti dell'anno, anche i più difficili, senza far collassare la famiglia di energia, perché se si trovassero in difficoltà alimentare senza queste nutrizioni che vi ho fatto vedere, con nutrizioni scadenti che non danno risultato, alla fine, guardate. Altra covata. Alla fine la famiglia non prende forza. Se noi in questa fase dell'anno, che è fine inverno,
allarghiamo i favi e inframmezziamo un favo di covata a un favo che deve essere riempito di covata, che cosa facciamo? Spingiamo la regina a distribuire la sua covata su più telaini, quindi lo sciame si rinforza molto prima, però a quel punto lì consuma le scorte. Consumando le scorte, allora per farlo crescere ulteriormente gli date quella nutrizione lì. Loro non vanno in carenza di scorte anche se ci sono tanti giorni di maltempo come sta avvenendo quest'anno, e continuano a crescere, arrivati alla fine dell'inverno con la prima fioritura, anzi prima della fioritura utile, siete già in condizione di fare i nuclei che per contrastare la sciamatura, vabbè, questo è l'ultimo telaino, non c'ha quasi niente. Avete le api utili per fare i nuclei, anche due nuclei a cassa, perché se è forte la cassa le fa. Fate anche un paio di nuclei, prevenite la sciamatura, fate la produzione e fate selezione di regine sui nuclei. Le regine migliori, o che siano nell'arnia da produzione o che siano nei nuclei, poi le posizionerete, le trasferirete nelle arnie in produzione. Così avrete api fortissime, non dovrete ricorrere all'acquisto di pacchi d'ape, anno dopo anno pacchi d'ape, nuclei con regina, non dovrete ricorrere a questo, quindi risparmiate un sacco di soldi. Avete un apiario forte, una selezione genetica fortissima. Di che stiamo a parlare? E continuate a fare come avete fatto finora, credendo che non si possono ottenere api resistenti alla varroa, perché ve l'ha raccontato Pinco Pallino. Io ripeto, andatevi a guardare gli studi di professor Arbo, prima lettera è la H, dottoressa Spivak, K finale, apicoltore John Kefus con la K prima lettera del cognome. Andate a vedere e vedrete che vi raccontano delle cose molto simili a quelle che vi sto dicendo io. Quindi voi continuate a credere a quelli che all'interno delle associazioni o al di fuori, o quelli che vi vendono i nuclei, vi dicono tutte quello che dice quello lì, quello che dice Stracci, sono tutte stronzate. Continuate a credere a quella gente lì, andrete in rovina, ve lo posso firmare, perché già ci state andando. Gli unici che per ora ci guadagnano sono quelli che vi rivendono le api ogni anno, api che, cioè, non, in alcuni casi, non dico tutti, lavorano veramente male, cioè danno antibiotici e acaricidi con il secchio, tanto nessuno li controlla perché dichiarano quello che gli pare come quantitativo di api, e poi quando voi le trattate normalmente vi muoiono, e le dovete trattare normalmente, perché se no i residui ve li trovano nel miele, nel polline, nella pappa reale, quello che producete. Quindi praticamente questa gente qui vi tiene tutta la vita per i testicoli, tiene nelle loro mani i vostri testicoli, che finché continuate a pensare che bisogna trattare e ricomprare le api dall'altro allevatore, lavorerete un sacco. Vabbè, adesso vediamo di levare sto melario. Siamo al 9 di marzo, famiglia non trattata. È vivace, perché sono anche molto forti, quindi che vi devo dire?
vabbè, telaino di sponda, un po' di nettare o candito trasformato, api bellissime, non si vede Varroa. Allora, questa regina è già prenotata. Già prenotata come fattrice per produrre centinaia di altre regine discendenti. Quindi, allora, primo favo concovata. Guardate che bellezza. Sono già i fuchi. Di qua uguale. Di marzo, provincia di Livorno. Allora, secondo telaino. Allora, questo telaino è pieno di covata giovane, in parte covata opercolata, e poi covata giovane. Guardate, qui di qua ancora già opercolata. Allora, questa regina sarà venduta ad un apicoltore professionista che gestisce 600 alveari, il quale è alla disperazione anche lui, perché tutti gli anni ha un sacco di morti, di famiglie morte o famiglie indebolite, quindi è costretto a riacquistare api, sia sotto forma di sciame che sotto forma di pacco d'api. Allora, terzo telaino con covata. E allora questo signore vuole cambiare registro, cioè vuole iniziare a lavorare come si deve, cioè arrivare al punto di non acquistare più le api, avere famiglie forti e sane. E la partenza è questa. Una fattrice, basta una fattrice. Una fattrice come si deve, questa è testata un anno. E ci si possono fare tutte le regine che volete. Da una fattrice potete ricavare migliaia di regine. Quindi, se acquistate la nostra formazione completa, avrete l'affiancamento mio per tutte le criticità, tutte le difficoltà, tutte le problematiche che vi si presentano. Guardate anche questo, siamo al quarto telaino di covata, 9 di marzo. Apiario non trattato da 17 anni. Qui covata aperta, anche qui c'è tanta covata. Avete visto anche a livello di fuchi nel melario cosa c'era di covata. Allora, chi produce miele, noi non trattiamo, facciamo trattamenti zero. Chi produce miele con un paio di trattamenti con acido formico, con il metodo che proponiamo a voi, avrete delle api ancora più forti di queste, ancora più forti. Un paio di trattamenti all'anno sono più che sufficienti. Un metodo particolare è un metodo che conosciamo noi e pochissimi altri. Guardate, ecco la regina, eccola, marcata di rosa. Guardate che bella covata ha fatto. Quindi questo metodo di trattamento con il formico che noi diamo a chi acquista la nostra formazione completa e viene seguito direttamente da noi è un metodo efficace, perché non è il solito metodo che conoscono tutti, che si può utilizzare soltanto in certi periodi dell'anno.
Questo si può utilizzare in autunno e in primavera, non c'è bisogno, addirittura anche in presenza di melario si può utilizzare, non c'è la distruzione totale della covata come avviene nei metodi più conosciuti di somministrazione del formico. Questa è tutta covata giovane, qui c'è. Quindi siamo 3, 4, 5, sesto telaino di covata 9 di marzo 2024. Qui è pieno, pieno, pieno di covata giovane che deve ancora essere opercolato. Sesto telaino di covata, secondo me si arriva al settimo, poi. E comunque sette telaini di covata, cari miei. Questo per dirvi che a fine marzo da questa famiglia, da una famiglia come questa, potreste ricavare due nuclei e mandarla in produzione. Due nuclei e mandarla in produzione. I due nuclei li tenete in osservazione, li alimentate se ci sarà bisogno, li fate crescere. E poi delle tre famiglie che derivano sempre da questa, andate a scegliere la regina più forte e la rimettete nella famiglia in produzione. Così livellate un apiario fortissimo, indipendentemente dal numero di api di alveari che avete. Chiaro, ognuno deve mantenere il numero di alveari che riesce a gestire. Allora, ecco qua. Covata anche qua. Guardate. Allora, qui vedete un po' di telaini Langstroth. Ecco, covata maschile. Noi gliela facciamo fare. Guardate quanti fuchi già ci sono. Pronti per le prime fecondazioni. Quindi siamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 telaini di covata, ora controlliamo l'ottavo. Quindi io vi dico questo, apicoltori di tutta Italia, è l'ora che vi date una svegliata. Fidatevi, non abbiamo nessun interesse egoistico a fregarvi. Perché non pensiamo di avere a che fare con degli imbecilli. Scusate, ogni tanto attizzo l'affumicatore. Non pensiamo di avere a che fare con degli imbecilli, quindi fidatevi. Nel nostro interesse è dirvi la verità, perché tanto poi la scoprireste, l'inganno, se ci fosse l'inganno. Quindi, diciamo. Associandovi a noi con la nostra formazione, entrate in un nostro gruppo privato dove io vi affianco per ogni problematica, ogni evenienza, ogni situazione che riguardi lo stato sanitario delle api, la produzione del miele, la produzione di pappa reale, la produzione del polline. Propoli, veleno, quello che sia. Io ci sono per tutto. E con pochi soldi cambiate la vostra vita. Certo, chiaramente non è che ve lo facciamo gratis. Ognuno fa il suo lavoro, voi fate il vostro, noi facciamo il nostro. Però noi abbiamo interesse, il nostro interesse sia dal punto di vista professionale sia dal punto di vista etico è quello di essere più chiari, onesti che sia possibile e professionali. Noi abbiamo puntato tutto sulla professionalità. Per questo motivo io mi sono dedicato per circa 38 anni alla ricerca e alla sperimentazione. E rimane ancora,
il centro della nostra attività. Senza ricerca, senza sperimentazione, l'attività di miglioramento finisce. Allora, per molte persone questo che vi sto dicendo sembra impossibile. Se fosse diverso da così, la maggior parte degli apicoltori sarebbe da noi, acquisterebbe la nostra formazione, le nostre regine e quant'altro. Però per il nostro tornaconto personale non è conveniente fare questo. La nostra vita professionale vuole andare avanti e vuole andare avanti in un modo più che etico, più che reale e soprattutto innovativo e funzionale. Funzionale al benessere delle api e degli apicoltori. E soprattutto gli apicoltori che producono dei prodotti alimentari. Quindi il nostro interesse è quello di lavorare al meglio. Io non sono uscito alla scoperta così come ora, fino a ora, perché ora siamo arrivati al punto in cui veramente abbiamo una conoscenza, un'esperienza che non ce l'ha nessun'altra. Io vi dico, l'apicoltore che ha fatto tanto miele ai tempi d'oro è un apicoltore che ha imparato quelle 4-5 operazioni sempre uguali tutti gli anni, che sono andate bene finché tutto andava bene. Nel momento in cui sono cambiate le situazioni, vedi le malattie delle api, vedi la varroa, vedi il cambiamento climatico, vedi la diminuzione delle fioriture, colano a picco uno dopo l'altro. Lavorano un sacco, un casino, per ricavare poco. E tutti gli anni vanno a ricomprare le api e così via. Quindi il discorso che vi sto facendo è un vantaggio nostro, sicuramente, ma guadagnate molto di più rispetto a quello che spendereste con noi, aderendo alla nostra formazione, entrando nel nostro gruppo di apicoltori. Per chi invece lo fa a livello hobbistico, questo mese l'offerta del protocollo a Tirasciani, di cui avete il link in descrizione in questo video. E va bene, qui chiudiamo il discorso. Dunque, quest'ultimo telaino ha del polline e del candito trasformato e abbiamo visto la covata su 3, 6, 7 telaini al 9 di febbraio. 9 di febbraio. 9 di febbraio, vicini alla città di Livorno. Il tempo è stato un casino finora, cioè quindi giornate di pioggia, cioè considerate che 7 telaini di covata, come avete visto, con più della metà delle giornate sono state chiuse dentro, non è mica tanto facile, si parla sempre di api non trattate mai, di alimentazioni artigianali che dovreste fare anche voi e di gestione dell'apiario in una certa maniera. Quindi, che vi devo dire? Tirate voi le vostre conclusioni, ci saranno sempre gli imbecilli che diranno ma quello lì si riempie la bocca, sta dicendo un sacco di stronzate. Io da solo sono convinto che non posso salvare il mondo, salvatevi anche per voi stessi. Le persone intelligenti penso che saranno sensibili a questo tipo di messaggio che vi stiamo dando. E ora vi saluto e ci vediamo al prossimo video.